Poco fa abbiamo visto che per fare le sottrazioni possiamo usare le dita delle nostre mani. Ora ci verranno anche in aiuto le copie amiche dei numeri, i numeri amici. Io ho scritto questa sottrazione: 12 meno 8 uguale. Allora, proviamo a farla prima sulla linea dei numeri, oppure con le mollette da bucato. Allora, alzo 12 tasti. Il numero 12 è formato da una decina di 10 tasti e due unità sciolte. Eccolo qui. Dal numero 12 dobbiamo tirare via, sottrarre, in questo caso abbassare 8 tasti. Allora, abbiamo visto che il numero 12 è formato da 10 e due unità sciolte. Quindi la coppia amica dell'8 che mi serve è 2 e 6. Prima tirerò via 2, 12 meno 2 fa 10, mi rimangono 10 e poi da questi 10, 6, 10 meno 6, 4. Proviamo a scrivere tutti i passaggi sul nostro quaderno. Allora, 12. Io ho fatto un puntino perché lascio sempre uno spazio tra il numero e il simbolo della sottrazione. Questo è il simbolo, vedete? Un segnetto orizzontale. Un altro quadretto, 8, un altro quadretto e l'uguale. Allora, da 12 dobbiamo sottrarre 8, tirare via 8. Quindi la coppia amica che ci serve sarà 2 e 6, perché il 12 è formato anche da due unità. 2, 6. Ho 12, adesso da 12 abbasso, sottraggo 2. Scriveremo 12 meno 2 uguale 10. Adesso da 10 abbasso, sottraggo 6. 10 meno 6 uguale 4. Ecco che 12 meno 8 fa 4. Adesso fermate il video e provate a rifare, a riguardare tutto da soli. Ora proviamo a fare un'altra sottrazione. 18 meno 9. Allora, alziamo 18 tasti, dobbiamo abbassarne 9, tirarne via 9. Il numero 18 è formato da 10 e da 8 unità. Vedete? 10, una decina e 8 unità. Quindi la coppia amica del numero 9 che ci servirà, quale sarà? Sarà 8 e 1. Prima tiriamo via 8, facciamo 18 meno 8, poi ci rimane 10, 10 meno 1. In tutto fa 9. 18 meno 9 uguale 9. Proviamo a rifare. Allora, ho 18 tasti alzati, ne devo sottrarre, abbassare 8. Sappiamo che il numero 18 è formato da 8 unità sciolte. La coppia amica del numero che ci serve in questo caso, del numero 9, è quella formata da 8 e 1.
Perciò, per tirare via 9 a 18, dobbiamo tirare via prima 8 e poi 1. 18 meno 8, 10. 10 meno 1, 9. Andiamo a scrivere sul quaderno. 18 puntino, simbolo della sottrazione, puntino e lo spazio, 9 puntino uguale e lo spazio. Allora, il numero 18 è formato da 8 unità sciolte, quindi la coppia amica del numero 9 che ci aiuta a fare la sottrazione è 8 e 1. Adesso facciamo 18 meno 8 uguale 10. 18 meno 8 uguale 10. Poi da 10 abbasso 1. 10 meno 1 uguale 9. 18 meno 9 uguale 9. Proviamo a ripetere. Il numero 18 è formato da 10 e da 8 unità sciolte. Perciò la coppia del 9 che mi serve, che mi aiuta, che mi dà una mano a fare questa sottrazione sarà 8 e 1. Prima tolgo 8, faccio 18 meno 8 uguale 10 e poi da 10 tiro via, faccio 10 meno 1 uguale 9. Fermate il video e riguardate tutto.